Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Dopo le vacanze ci siamo subito messi, come potete vedere, a registrare video che piacciono tanto a voi e per questo, dato che facciamo video particolari che in pochi fanno, chiedo di supportare un po' il canale di Greg perché dobbiamo farlo crescere insieme ad esempio quello di Bruce o quello di B2Drive, gli unici in Italia che fanno video seri sulle auto, non come i soliti quattro YouTuber che provano le vasche da bagno. Ebbene, oggi direi di iniziare con una chicca che in pochi conoscono, che si cela dietro questo cancello, quindi iniziamo ad aprirlo che è un po' lento. Ciao nonno! Ciao, Tutto bene? bene, bene. E allora? Allora, continuiamo nelle nostre puntate su macchine d'epoca. Macchine su macchine, che qua le richiedono tante, capito? Lo so. Perché alla fine siamo noi e altri pochi youtuber che portano contenuti seri, non vasche da bagno, T-Rock No, Cabrio, robe. credo che sia anche cultura generale questa qui, per sapere le origini delle nostre vetture che hanno fatto grande anche diciamo le nostre industrie italiane. No, iniziamo a scoprire la macchina e vediamo un po' di che cosa si Va parla, dai. bene, d'accordo. Questa è una Balilla Spider a tre marce del 1932, che è stata acquistata alla filiale di Milano. Era una delle prime e una macchina, voglio dire, di 900 di cilindrata con una velocità di circa 90 km orari, che era già una velocità enorme allora per le strade che erano quelle che erano. Si chiama lusso perché ha degli optional rispetto alla Balilla tradizionale dell'epoca, che qui consiste in questi diciamo particolari. Sono le cromature sui fari, i due fanalini di posizione dei parafanghi, ruote a raggi, snodo Il per il parabrezza. parabrezza e doppie ruote di scorta dietro con, voglio dire, la cintura cromata di protezione. Bene, nonno, ma prima di parlare di tecnicismi, robe varie, Sì. perché andiamo a fare un giro? Ah, beh, non ci sono problemi. Va bene, dai, Adesso allora saliamo. vado a vestirmi, a mettere il giubbino e poi torno e poi Va bene, dai, allora partiamo. ti aspetto. Sì. Eccoci qua ragazzi, come potete vedere abbiamo cambiato location, siamo qua al Grand Hotel Imperiale che ci ha accolti a braccia aperte. Lascia stare questo obbrobrio di macchina. Giriamoci perché qua abbiamo una macchina che è la Balilla che abbiamo visto prima. Purtroppo il nonno non c'è perché doveva fare un bisolino, però c'è mio padre che ci può spiegare più da vicino questo gioiellino di meccanica. Prego, parla, parla. Vabbè, c'è Riccardo che mi attira. Ciao a tutti, ciao Greg anzitutto, ciao Gregari e chi ci ascolta. Questo progetto di Riccardo mi ha tirato dentro in questa cosa meravigliosa delle auto d'epoca. Io sono appassionato ormai purtroppo da quasi 40 anni
e volevo presentarvi questa Balilla Spider che gentilmente ci hanno prestato perché reputo uno dei migliori esemplari in circolazione. Tanto così come storia veloce, la Balilla è stata presentata al Salone di Milano del 1932, per l'esattezza ad aprile, e ha avuto subito un grosso riscontro sia di prenotazioni che di vendite. La variante berlina veniva anche affiancata dalla versione Spider, come in questo caso, che poteva essere normale o lusso come in questo caso, ed è una delle prime prodotte, oppure nella variante berlinetta 1000 miglia o nella variante torpedo, nella variante Coppa d'Oro ed altre carrozzerie fuori serie, visto che ai tempi vi era un grosso proliferare di carrozzerie autonome tipo Ghia, Viotti e altri, che uno portava il telaio e gli carrozzavano a come voleva il proprietario la vettura, con gli interni come voleva lui, eccetera. La particolarità di questa vettura, se il cameraman può inquadrare, ancora i suoi interni in pelle conservati del 1932. Hanno rifatto gli interni, ma il proprietario ha preferito salvare per quello che poteva essere possibile i suoi interni, perché anche gli interni hanno una storia. La cilindrata della Balilla è di 9,95 centimetri cubici, il motore è un normalissimo 4 cilindri in linea col suo carburatore, che poteva essere sia Zenith o Weber, e come potete notare la manutenzione era veramente semplicissima. Chiaramente i piloti di una volta devono essere anche dei meccanici. Abbiamo il classico serbatoio a caduta libera, quindi è come le moto: per aprire la benzina bisogna girare la levetta. Quando uno guidava e entrava in riserva, la macchina si spegneva, quindi capiva che andava in riserva e quindi doveva scendere, aprire il cofano. La macchina si spegneva, ma dato che il traffico era talmente nullo, girava la levetta sulla R di riserva, come potete vedere, e aveva ancora un'autonomia di 5 litri. Motore, ripeto, semplicissimo. Per chi ha avuto la fortuna di guidarla, è un motore meraviglioso. La tenuta è dei tempi, quindi non è che uno pensa di fare delle sgommate con queste vetture, perché già questa variante era già una macchinetta per i più sfiziosi, perché la gente comune, avendo risparmiando, metteva da parte i soldi per acquistare la berlina, che era più familiare per potersi muovere. Queste erano vetturette che erano più di sfizio, quindi era già per delle persone sicuramente un po' più abbienti, che avevano già un'altra vettura. Poi queste, essendo una lusso, erano ancora avanti, perché fra parentesi abbiamo anche la tendina, che questa, semplicemente alzandola per l'inverno, faceva scaldare il radiatore molto prima. E ha partecipato a Bassano del Grappa a giugno del 90, che ha vinto il premio come restauro. I filetti, come dicevo, sono stati fatti a mano in rosso cina, quindi ha la doppia colorazione, parafanghi neri, blu scuro con rosso cina e la fascia nera. Sinceramente, se ci si dovesse trovare sotto un acquazzone, non è come una macchina di adesso che schiaccio il pulsante Spider e mi si chiude la capote, o una macchina normale solo con la capote che da seduto mi chiudo la capote. Qui ci vuole un quarto d'ora, quindi prego che non succeda a nessuno, perché bisogna togliere prima le cinghie, poi il copricapote, bisogna alzare la capote, poi ci sono dei volet laterali da mettere, più dei volettini. È stato rifatto completamente il legno, perché tutte le vetture anni 30, anni 20 avevano tutta l'intelaiatura di legno su cui veniva aggrappata e martellata a mano tutta la carrozzeria. Specchietto retrovisore, tergicristallo che non è elettrico ma è a depressione, quindi va con l'aria del carburatore. Strumentazione completa, per modo di dire, quindi ha solamente contachilometri, la pressione dell'olio, questo è per dare il contatto, posizione, anabaglianti, abbaglianti,
questo è l'acceleratore a mano e questa è l'aria. L'ex proprietario gli ha fornito, dopo solamente circa 40 anni dall'acquisto, le foto della stessa vettura quando è andato, guardate com'era la vettura carica con la tenda, è una cosa che sembra d'altri tempi, è veramente d'altri tempi. Questa vettura hanno fatto le vacanze per andare a finire a Parigi. Bene, pa, basta con questi tecnicismi che semmai hanno già un po' rotto le palle, andiamo a farci un giro. Ho capito, tu sei giovane, io ho una certa età e mi piace che qualcuno capisca la storia, va bene, facciamo come dici te. Quindi cosa dobbiamo fare? Andiamo a farci un giro. Va bene, andiamo a farci un giro. Andiamo, dai. Via. Però guido io, eh. Vabbè, oh. Va bene, perché va bene. Ho il permesso del proprietario. Va bene, ok, guida te, tranquillo. Va bene. Sembra che sia